Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Iniziamo con l'evento chiave di tutto il concilio. Un gruppo di vescovi europei ben organizzato riuscì sin da subito a trasformare la tipologia del concilio in riformista o modernizzatrice, come ha scritto Walter Kasper. Questo gruppo non era la maggioranza dei vescovi, però è riuscito da subito a conquistare i centri del controllo dello svolgimento dei lavori, ossia le commissioni conciliari. Quale fu il risultato? Il motivo della forzatura del regolamento, certamente conosciuto da tutti da mesi, è la conquista del potere sulle 10 commissioni. Quale fu il risultato? 15 ottobre 1962, due giorni dopo. In serata sono giunte al segretariato generale 34 elenchi. L'elenco del cardinal Frings, soprannominato internazionale, comprende 109 nomi scelti accuratamente. Scopo di questa lista? Fare in modo che in seno alle 10 commissioni sia largamente rappresentata quella che, più tardi, verrà chiamata l'Alleanza Europea. Questa Alleanza Europea è principalmente costituita dai vescovi di Germania, Austria, Francia, Olanda, Belgio e Svizzera. Osservare tutti i paesi del Nord Europa con una forte presenza del cristianesimo riformato o protestante. Dunque, abbiamo già una minoranza di almeno 109 vescovi a fronte dei 2400, ben organizzata e disposta a forzare i regolamenti anche con la sceneggiata dell'applauso in aula. Andiamo avanti. Il Papa riceve i presidenti delle 10 commissioni in udienza privata. Su proposta dei cardinali Frings, Colonia, sempre lui, Lenard, Lilla e Afric, Utrecht, viene chiesto a Giovanni XXIII di differire, ossia rimandare, la discussione dei quattro primi schemi preparatori. Le fonti della rivelazione, la salvaguardia, la castità, eccetera. Queste costituzioni troppo dogmatiche non piacevano ai vescovi olandesi. Il padre Schillebeck, in forma anonima, ne fu il primo contestatore. Domanda: che cosa avrà deciso l'arrendevole Giovanni XXIII? 16 ottobre, il giorno dopo. Scrutinio nelle votazioni. Vengono esaminati 380.000 nomi. Nel contempo si annuncia che i quattro primi schemi previsti nell'ordine della discussione sono stati effettivamente rimandati. Come scrisse Henri Fesquet, il giornalista di Le Monde, del 16 ottobre, si rimprovera ai testi della commissione preparatoria di essere troppo scolastici, troppo giuridici, troppo canonici, troppo centrati sulla morale e, cosa che costituisce forse il rimprovero più grande nel contesto ecumenico, inteso filo protestante, del concilio, insufficientemente biblici. Si tratterà quindi per prima la Costituzione sulla liturgia, che effettivamente sarà anche il primo documento approvato. Gli stessi protestanti
sono stati colpiti dalla qualità di questo testo, quello preparatorio. Registra lo stesso Fesquet. Prima vittoria dei vescovi del Nord Europa. 20 ottobre 1962, 4 giorni dopo. Dopo lo scrutinio, il Sommo Pontefice cambia il metodo per le elezioni e annuncia che per la designazione dei membri delle commissioni non è più richiesta la maggioranza assoluta. Basterà la maggioranza semplice. Chi prende più voti va in commissione. I risultati diventano molto soddisfacenti per l'Alleanza Europea. Essa ottiene il 49% dei seggi. Il Papa sostiene questa tendenza designando a sua volta altri membri e riservandosi il diritto di nominarne più di quelli previsti inizialmente. Alla fine, l'80% dei candidati presentati dall'Alleanza Europea, questi 109 presentati dal Cardinal Frings, l'80% dei candidati presentati dall'Alleanza Europea sono presenti nelle commissioni. Ricapitolando, i vescovi del Nord Europa hanno quasi conquistato il controllo totale dei lavori del Concilio. Pensare che tutti i vescovi europei erano solo il 39%. Dunque, quelli di Germania, Austria, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera erano ancora di meno. Eppure questi hanno il 49%. Dei posti nelle commissioni conciliari. Dopo soli 9 giorni, il Concilio Mondiale è già diventato potenzialmente il Concilio del solo Nord Europa. Argomento: la lingua volgare nella messa. L'inizio di un percorso che durerà 7 anni. 22 ottobre 1962. Soddisfatto per non dover discutere le 4 costituzioni dogmatiche e per poter incominciare con lo schema sulla liturgia, il cardinale Frings, primo oratore della giornata, presenta tuttavia una protesta. Per cambiare. Egli informa l'aula conciliare che il testo sulla liturgia sottoposto a discussione è stato tagliato. Mancano i passi più importanti, secondo lui, che erano invece contenuti nella prima stesura, in particolare sull'uso della lingua volgare e sulla possibilità di concelebrare. 23 ottobre, il giorno dopo, l'opinione pubblica fa il suo ingresso nell'aula. Quando Monsignor Van Beckum, Indonesia, probabilmente però è un olandese, tiene la prima conferenza stampa per spiegare che l'uso del volgare nella liturgia è una questione di vitale importanza. 7 giorni dopo, 30 ottobre, il cardinale Ottaviani, prefetto del Sant'Uffizio e quindi custode della dottrina, protesta formalmente contro le modifiche radicali che si vorrebbero apportare al rito della messa. Il cardinale Alfrink, che presiede la seduta, fa staccare il microfono. Su segnalazione del cardinale Tisserand, decano del Sacro Collegio. Accortosi che era stato ridotto al silenzio e che parla a vuoto, il cardinale Ottaviani si siede umiliato, mentre numerosi padri conciliari applaudono di gioia. Distacco del microfono e applauso rumoroso. Ma che bel esempio di cristianesimo! Chiaramente un'ispirazione dello Spirito Santo. 5 giorni dopo,
Colpo di scena di Giovanni XXIII. 4 novembre. Giovanni XXIII, rivolgendosi ai padri, prende posizione a favore dell'uso del volgare nella liturgia. Riprende il tema del suo discorso d'apertura. È naturale che la novità dei tempi e delle circostanze suggerisca delle forme e dei metodi diversi per trasmettere all'esterno la stessa dottrina e darle una veste nuova. Con questa mossa, l'arrendevole Giovanni XXIII si è rimangiato la sua costituzione apostolica Veterum Sapientia, sull'obbligo dell'uso del latino, promulgata appena 7 mesi prima, dove aveva precisato Costituzione Apostolica Veterum Sapientia del febbraio del 62. Dopo aver esaminato queste cose e dopo averle valutate attentamente, con sicura coscienza del nostro ufficio, sta parlando il Papa, usa il plurale maiestatis, e nell'esercizio della nostra autorità, Giovanni XXIII, stabiliamo e ordiniamo quanto segue. Al punto 2, i medesimi vescovi e superiori generali degli ordini religiosi, mossi da paterna sollecitudine, vigileranno affinché nessuno dei loro soggetti, ossia preti e frati benedettini, camaldolesi, agostiniani, smanioso di novità, quindi qualche cosa di futile come motivazione, scriva contro l'uso della lingua latina. Dove? Nell'insegnamento delle sacre discipline e nei sacri riti della liturgia, che vuol dire messa. Inoltre, e con opinioni preconcette sue, del soggetto che ha queste smaniose novità, si permetta di estenuare la volontà della sede apostolica, cioè il papato Vaticano, in materia, cioè in questo argomento, e di interpretarla erroneamente. Insomma, Giovanni XXIII ha detto: basta mettere in discussione la lingua latina. Non se ne può più. Nel febbraio del 62. Eh sì, Giovanni XXIII era un cattolico tradizionale. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo tutti i film che abbiamo visto. Dopo tutti i documentari sul Vaticano II che ci hanno fatto vedere. E però Giovanni XXIII era anche arrendevole ai modernisti filoprotestanti, come anche era sensibile alla paura di scissioni di parte dei 2200 vescovi. E così, dopo l'applauso di un gruppo di vescovi nell'aula conciliare e dopo l'intervento di un vescovo alla stampa, quindi all'opinione pubblica, quindi anche la possibilità che sempre più vescovi si potessero rivolgere alla stampa per gonfiare questa loro smania di novità, e indagatore, qua c'è il prossimo video.